Ciao navigatori, prima di continuare ti invito a iscriverti al canale. L'8 dicembre, come da tradizione, migliaia di persone nelle proprie case adoberanno il loro albero di Natale. Ma come e da chi è nata la tradizione dell'albero di Natale in Europa? C'è da dire che ci sono due versioni che comunque vanno a connettersi. La prima ha origine nel XVI secolo in Alsazia, Francia. Gli abitanti dei villaggi, nel periodo natalizio, erano soliti sistemare dei piccoli abeti al centro delle piazze. Negli anni successivi, la tradizione inizia a essere così sentita che la prima volta, il 21 dicembre del 1568, il principe emise una legge per proteggere le foreste con guardie armate, in modo che le persone non potessero tagliare a loro piacimento gli alberi. La devozione degli alberi sempreverdi ha origini pagane. Anche i romani, il 25 dicembre, utilizzavano piante sempreverdi per celebrare il solstizio d'inverno e il ritorno dell'invincibile dio sole, il Sol Invictus. Nel 1642, nella cattedrale di Strasburgo, il predicatore Konrad Danuir condanna l'albero di Natale come idolatria a tempio di Satana, ma non riuscendo a contrastare ormai la fama che l'albero di Natale stava ottenendo. Molte persone associano l'origine dell'albero di Natale all'epoca vittoriana e alle figure del principe Alberto e la regina Vittoria. Questa tradizione nel Regno Unito fu portata da Carlotta di Mecklenburg-Strelitz, coniuge di Giorgio III. Nel dicembre del 1800, Charlotte decide di piantare il primo abete nella casa del Queen's Lodge. Essendo lei stessa tedesca, in Germania era tradizione secolare decorare gli alberi in prossimità di una festività. La leggenda narra che lo stesso Martin Lutero nel 1536, in una notte fredda di dicembre, mentre passeggiava in una pinetta a Wittenberg, alzò lo sguardo verso il cielo e le stelle sembravano decorare un abete in lontananza. Ispirato, si affrettò a casa e portò nella sua dimora un abete rosso che decorò e accese poi con delle candele. Per tutto il XVII secolo, gli alberi di vario tipo furono illuminati a lume di candela. Divennero molto popolari in tutta la Germania meridionale. Nella regione di Charlotte, il Mecklenburgo-Pomerania anteriore, a Natale si usava a decorare il ramo più grande dell'abete. Alcuni viaggiatori inglesi dissero della Germania in questo periodo: a Natale i bambini fanno dei regalini ai loro genitori e viceversa. Già dal mese di settembre le ragazze sono impegnate a trovare delle nuove decorazioni. Il regalo deve essere nascosto e poi consegnato solo la notte di Natale. Nelle case, al centro del tavolo viene posizionato un ramo di tasso, intorno una moltitudine di piccoli ceri. Sotto questo ramo i bambini depongono i loro regali che intendono fare i propri genitori. Al contempo il papà tiene nelle tasche regalini da donare. Tale tradizione è molto antica e ovviamente ha origini pagane. Per lo più proviene dai villaggi della Germania settentrionale. Questi doni venivano scambiati tra figli e genitori, alcuni travestiti da Knecht Ruprecht, ossia il servo, personaggio del folklore natalizio della Germania del Nord, accompagnatore e portatore dei doni di San Nicola. La principessa Charlotte era molto legata a tutte queste tradizioni della sua terra natia. Tra queste c'era anche il ramo del tasso natalizio. La poi regina ordinò alle sue dame di posizionarlo al centro delle stanze più grandi del Queen's House. Quando scese la sera della vigilia di Natale, furono accese delle candele. La corte si riunì intorno al ramo e cantò canti natalizi. Poi sotto la luce dell'albero i nobili si scambiarono magnifici regali. L'anno dopo la regina Charlotte fu promotrice di una sensazionale festa di Natale.
per i bambini delle famiglie più importanti e ricche di Windsor, ma anche i poveri non furono dimenticati. E in particolare 60 famiglie più povere le fu offerto un succulento pranzo di Natale. Per questo evento fu posizionato un grande albero di Natale, nei rami gli addobbi tradizionali e piccoli doni per i bambini della famiglia reale. I bambini rimasero incantati dallo spettacolo davanti a loro perché non avevano mai visto niente di simile prima. Brillava di vetro e cristallo, il profumo di frutta e spezia riempiva il salotto, catturando il cuore e l'immaginazione di tutti coloro che lo vedevano. Grazie a Charlotte, l'albero di Natale divenne un simbolo insostituibile. Ben presto gli alberi di Natale dell'alta società britannica iniziarono a brillare, una tradizione che continua a esistere fino ai giorni nostri. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, alla prossima, ciao!